Ciao a tutti da Diego di Tecnofan.it. Quest'oggi vediamo la video recensione finale del Samsung Galaxy S3, il terminale top di gamma di Samsung per quest'anno, l'attesissimo successore del Galaxy S2. Iniziamo subito con le sue specifiche hardware. Abbiamo, come potete subito vedere, un display da 4,8 pollici, risoluzione 1280x720, Super AMOLED Plus. Nel retro troviamo la fotocamera da 8 megapixel, il flash a LED e lo speaker. Abbiamo nella parte in alto il jack da 3,5 mm per gli auricolari, il tasto di accensione, spegnimento, blocco, sblocco display e il bilanciere del volume. In basso abbiamo la porta micro USB, questo forellino è il secondo microfono, scusate, è il primo microfono, mentre qui abbiamo il secondo microfono per quanto riguarda la registrazione dei video in stereo e la pulizia delle telefonate, diciamo. Al suo interno abbiamo il processore quad-core Exynos di Samsung da 1,5 GHz, abbiamo 1 GB di memoria RAM e 16 GB di memoria ROM. Abbiamo la possibilità di inserire una micro SD per espandere la memoria, supporta fino a 32 giga. Abbiamo il chip NFC, quindi diciamo dal punto di vista hardware Galaxy S3 non si fa mancare niente. Abbiamo la fotocamera frontale che ci permette di fare anche le classiche videochiamate telefonicamente e, come poi vi farò vedere, viene anche sfruttata per diciamo utilizzare alcune funzioni del telefono. Sensore di prossimità, di luminosità, barometro, accelerometro, diciamo che veramente non si fa mancare niente questo terminale. Al suo interno troviamo Android 4.0.4 con interfaccia personalizzata da Samsung, la nuova TouchWiz. Come vedete, il telefono innanzitutto già dalla schermata di sblocco ha una personalizzazione. Abbiamo questa bellissima schermata con l'effetto acqua, dove basterà fare un leggero swipe per sbloccare il display. Un'altra novità è la possibilità di lanciare delle applicazioni semplicemente sfiorando, ed ecco che parte la fotocamera. Samsung ha deciso di mantenere il tasto home, quindi abbiamo il tasto home che ci permette di tornare alla nostra pagina principale e di uscire dalle applicazioni. Se tenuto premuto viene fuori le applicazioni recenti, dove abbiamo la possibilità di chiuderle una alla volta oppure fare un rimuovi tutto, che lo trovo davvero molto comodo. Come vedete non abbiamo più niente. Un'altra funzione è la possibilità di accedere direttamente al task manager per vedere quanto RAM stiamo utilizzando, per vedere le applicazioni che abbiamo scaricate ed eventualmente se abbiamo delle applicazioni attive e quindi eventualmente poi le vogliamo chiudere. La batteria del terminale è da 2100 mAh, una batteria davvero ottima, io sono rimasto molto soddisfatto della durata del terminale. Andiamo a vedere un pochino le novità dell'interfaccia. Come vedete abbiamo questa transizione a cubo in 3D, pinch zoom per vedere come sono tutte, diciamo, vedere le anteprime delle pagine. Abbiamo la possibilità chiaramente di inserire widget, però possiamo fare dal menu delle applicazioni. Vedete che è diviso in due, proprio come la versione stock di Ice Cream Sandwich. Poi per il resto rimane tutto molto semplice, perché per inserire un widget basterà tenere premuto e poi scegliere la posizione dello schermo. Adesso in questo caso io ne ho messo uno che chiedeva altri passi. Samsung lo ha personalizzato, ma non in modo pesantissimo. Diciamo, di sue applicazioni ce ne sono poche. Quelle che ci sono sono tipo il Game Hub, il Video Hub, sono dei servizi che Samsung ha reso disponibili con la possibilità di scaricare chiaramente i giochi oppure anche di noleggiare video e altro. Andiamo a vedere adesso come si comporta nell'uso quotidiano, perché io lo sto utilizzando da oramai circa 3 settimane e l'esperienza di utilizzo che si ha con questo Galaxy S3 è davvero davvero eccezionale. Il telefono risponde sempre in modo veloce e rapido, difficilmente abbiamo dei grossi rallentamenti. Il tutto è già molto ottimizzato nonostante sia la primissima versione, diciamo, di software. Probabilmente poi con degli aggiornamenti sistemeranno qualcosina. Ad esempio, un bug che ho trovato e che comunque oramai si conosce è il sensore di luminosità, che fa un pochino come vuole. Adesso io ho impostato la luminosità
manuale, però se andiamo a mettere la luminosità che è qua nello schermo, automatica, il display cambierà velocemente, anche se non abbiamo le condizioni, vedete come in questo caso è diventato molto scuro nonostante ci sia luce, e quindi a volte ci rende difficile apprezzare la bellezza del display. Adesso io lo rimetto alla luminosità manuale, ok, così almeno si vede anche bene nelle inquadrature. Vediamo innanzitutto come si comporta il browser. Browser che è stato personalizzato anche in questo caso da Samsung. Proviamo ad aprire una pagina un pochino impegnativa. Sky TG24. In questo momento sono collegato con la rete di H3G. Andiamo nella versione classica. Abbiamo la possibilità di scegliere diverse opzioni già dalla schermata, diciamo, delle impostazioni. Possiamo scegliere innanzitutto la visualizzazione desktop, ma abbiamo anche la possibilità di scegliere luminosità e colori. Cosa serve questo? Serve per risparmiare batteria e magari cambiare tonalità degli sfondi. Questa è una funzione molto comoda se magari abbiamo poca batteria, vogliamo navigare, basterà mettere la luminosità del browser un pochino diversa. Come vedete, il browser è assolutamente rapido, non ha nessun tipo di rallentamento durante l'utilizzo quotidiano. È davvero un piacere navigare con questo device. Non ha l'incrollamento del testo, quindi comunque per leggere un testo dobbiamo, se lo ingrandiamo, dobbiamo sempre spostarci, oppure chiaramente se lo ruotiamo abbiamo una visuale maggiore, quindi ci torna meglio leggere gli articoli. Supporta il flash player, non ha nessun problema a riprodurre video di nessun tipo. Davvero un browser che ho trovato molto molto valido, come già lo era sul Galaxy S2. Scusate, vado di fretta perché voglio rimanere entro i 20 minuti, spero di farcela. Passiamo adesso alla fotocamera. La fotocamera è da 8 megapixel, è una fotocamera che può sembrare uguale al Galaxy S2, diciamo come megapixel lo è, però hanno introdotto delle nuove funzioni davvero molto comode. Innanzitutto abbiamo la possibilità, o meglio, abbiamo lo scatto velocissimo. Come vedete, basterà inquadrare, mette a fuoco e scatta. Poi abbiamo la possibilità di utilizzare lo scatto continuo, ovvero verranno fatte 20 foto. Adesso io mi sono fermato prima, e poi noi avremo la possibilità di scegliere la migliore. Vedete, mi dice migliore scatto. Andiamo a vedere adesso le immagini. Queste sono tutte le immagini che ho scattato. Io scelgo quella che voglio tenere come migliore scatto. Questo è molto comodo se dobbiamo fare delle foto in movimento, magari ad un animale o ad altro. Avremo la possibilità magari di scegliere lo scatto migliore. Abbiamo anche poi vari settaggi come HDR, modalità sorriso, estetica, panorama, fumetto, share shot e condivisione foto con amici. Share shot è la possibilità di fare uno scatto, taggare il volto e poi successivamente di condividerlo già con i nostri amici che hanno un Galaxy S3. Praticamente facciamo una foto dove ci sono io e un'altra persona che ha il Galaxy S3 con il mio telefono, lui riconosce i volti e manda automaticamente la foto all'altro telefono. Questa è una funzione davvero molto singolare e in tal caso può anche essere molto utile. Come ho detto, il telefono alla fotocamera da 8 megapixel, che è in grado anche di registrare video a 1080p. I video sono buoni qualitativamente, peccano un pochino per quanto riguarda l'audio stereo, non è proprio ad altissima risoluzione, però magari questo potranno risolverlo con un aggiornamento firmware, si spera. Usciamo, andiamo a vedere, faccio vedere anche velocemente qualche scatto. Questi sono gli scatti che ho fatto con il terminale. Innanzitutto le macro vengono davvero davvero molto bene. Anche i colori, viste nel PC, le immagini sono molto realistiche. Diciamo che già la fotocamera del Galaxy S2 era buona e con il Galaxy S3 l'hanno mantenuta buona, se non addirittura migliorata. Galaxy S3 ha introdotto anche il nuovo assistente vocale S-Voice. S-Voice che ci permette di fare delle azioni parlando direttamente al device. Vi faccio vedere la classica domanda che facciamo. Che tempo fa domani?
La previsione del tempo per domani è sole brillante. Vedete, ci dice che domani possiamo andarcene tranquillamente al mare. Se andiamo a vedere poi il puntino interrogativo, ci viene mostrato tutte le cose che possiamo chiedergli. Vedete, possiamo fare la ricerca, aggiornare lo stato su Twitter o su Facebook, impostare una navigazione, pianificare un appuntamento, mandare un messaggio, cercare un contatto, telefonare e via così. Vi viene subito in mente magari Siri su iPhone 4, su iPhone 4S. Diciamo che non è così avanzato, questo fa soltanto alcune cose e al momento, almeno per quanto riguarda la lingua italiana, non è possibile dialogare con il terminale, ovvero scambiarci battute e farci tutti i discorsi vari. Vediamo adesso il lettore musicale, anche in questo caso personalizzato da Samsung. Abbiamo la possibilità di visualizzare diverse cartelle o playlist. Abbiamo anche una novità che si chiama Piazza Musicale, che non è altro che un analizzatore dei brani, dove noi, se facciamo aggiornamento libreria, farà lo scan di tutti i brani che abbiamo e basterà poi toccare una mattonellina di queste per ascoltare un brano. Ad esempio, proviamo a vedere se mi fa ascoltare un brano allegro. Direi che è abbastanza allegro. Vediamo un altro. Lo speaker suona molto bene, suona alto, è di buona qualità, quindi diciamo non abbiamo neanche nessun problema se dobbiamo rispondere, se dobbiamo sentire il telefono quando ci suona. Suona davvero molto alto, tanto che magari può anche essere abbastanza fastidioso. Abbiamo la possibilità di utilizzare anche degli equalizzatori, vedete ce ne abbiamo già tantissimi preimpostati, possiamo metterne uno personale e scegliere quello che vogliamo. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare il suono 3D, i bassi, un riverbero, la grandezza di una stanza e clarity. Diciamo, sono tutte funzioni che si apprezzano soprattutto quando lo utilizziamo in cuffia. Purtroppo il widget, diciamo, è soltanto nella barra delle notifiche, perché quando noi blocchiamo lo schermo non viene nella schermata di sblocco, ma dovremo abbassare la tendina per andare ad agire sui comandi della musica. Questo è una piccolezza, però comunque mi sarebbe piaciuto magari un widget. Un'altra cosa, il lettore rimane in background, ma noi possiamo uscire facendo l'opzione termina. Come vedete, siamo ritornati alla nostra home. Galaxy S3 è anche un ottimo lettore video, legge veramente qualsiasi cosa. Io adesso qui ho dei vari film, abbiamo la possibilità di vederle le miniature. Le miniature sono dei, vedete, il video ci fa vedere leggermente in movimento. Vediamo un film, ce l'ho, sì, in MKV. Possiamo scegliere diverse opzioni, possiamo scegliere anche l'anteprima del capitolo. Questo è un film in MKV con audio AC3, quindi vedete si sente bene anche l'audio. Proviamo a mettere un altro video. Scusate, non volevo mettere quello. Mettiamo questo che sicuramente vi piacerà. Una funzione che ha introdotto Samsung è la possibilità di ridurlo con questa finestrina e poi tenerlo in prima pagina e noi poi possiamo fare, vedete, tutto quello che vogliamo. La sua utilità è ancora da capire tutta, nel senso che comunque lo possiamo utilizzare anche mentre navighiamo su internet, basterà spostarlo e vedete, poi possiamo navigare continuando a vedere il video. Come vedete, assolutamente nessun rallentamento, il telefono rimane sempre molto fluido. Basterà toccare una volta per tornare al video. Mentre per chiuderlo basterà tenere premuto e viene fuori questo divieto. Noi purtroppo andiamo a chiudere queste tre simpatiche ragazze. Proseguiamo sempre con diciamo la sua
principali applicazioni. Samsung, come ho detto, ha introdotto la possibilità di fare le videochiamate. Abbiamo il tastierino telefonico che ci permette di ricercare il numero digitando le prime lettere del nome. Proviamo adesso a fare una chiamata al servizio clienti per farvi sentire come funziona al viva voce. Il volume è buono, lo possiamo utilizzare tranquillamente anche in auto. Un'altra cosa, parlando sempre della rete telefonica, non ho trovato, diciamo, grossi problemi. Questo telefono è la versione, con ROM italiana, quindi è la versione ottimizzata per le reti italiane. Funziona bene anche con 3, quando magari mi trovo in roaming con TIM, dopo pochi secondi, riacquista subito la linea. Quindi, da questo punto di vista, Samsung ha fatto un buon lavoro, secondo me, per quanto riguarda la parte telefonica. Abbiamo chiaramente anche delle applicazioni già installate da Samsung. Abbiamo il Samsung Apps, dove possiamo scaricare le applicazioni che diciamo sono in esclusiva soltanto per Samsung, e dove ogni tanto ci sarà la possibilità di scaricare anche altre applicazioni sempre di Samsung, però dedicate al telefono, come ad esempio lo trovate sia su Samsung Apps oppure su altri servizi. Come ad esempio, da poco è disponibile il Raiders Hub, ovvero un posto dove possiamo acquistare e scaricare riviste, giornali ed altro. Questo, diciamo, all'inizio non era disponibile. Un'altra funzione che è stata introdotta anche su questo è il widget per la gestione delle applicazioni. E poi un'altra molto interessante, che se voi siete amanti della meteorologia, il barometro, perché il terminale utilizza un sensore barometrico e ci farà vedere la pressione atmosferica dopo 10.000 avvisi. Eccolo qua. Io non ci capisco niente, quindi per me è alquanto inutile. Samsung ha introdotto anche l'applicazione S-Memo, che abbiamo già visto sul Galaxy Note. Questa applicazione è un semplice memo che ci dà la possibilità di scrivere direttamente con le dita, disegnare, prendere appunti velocemente. Possiamo integrare delle foto, possiamo aggiungere anche dei tag, e poi possiamo sincronizzarlo con Evernote. Abbiamo la possibilità anche di inserire del testo, quindi comunque la scrittura è sia a mano che col testo. Mi soffermo un attimo sulla tastiera. La tastiera è davvero velocissima. Abbiamo il supporto chiaramente per il multitouch. Il dizionario intelligente funziona molto bene. Ci suggerisce lui le virgole e i punti esclamativi. E, diciamo, all'inizio abbiamo un pochino di difficoltà, ma dopo che ci siamo abituati scriviamo davvero davvero veloce. Io è una delle poche tastiere che ritengo veloci come quella dell'iPhone, di iPhone 4, di iPhone 4S, oppure come quella dei Windows Phone, che è davvero molto veloce. Usciamo, adesso vi voglio fare vedere qualche personalizzazione che ha fatto Samsung utilizzando i sensori. Andando nel menu impostazioni, abbiamo l'opzione movimento, dove possiamo scegliere tutte queste funzioni. Abbiamo ad esempio la chiamata diretta, ovvero noi visualizziamo, riceviamo un messaggio, vogliamo chiamare questa persona, basterà portare il telefono all'orecchio e partirà subito la telefonata. Notifica intelligente: quando noi lasciamo il telefono sul tavolo, se arriva un messaggio o una chiamata e noi l'abbiamo sentito, appena alziamo il telefono vibrerà e ci avviserà che dobbiamo controllare il display. Tocca per tornare su, serve per vedete, vi voglio far vedere, basterà fare un doppio tocco per tornare in cima alla lista. Abbiamo anche l'inclina per ingrandire, imposta panoramica per sfogliare immagini, ovvero che noi basta che teniamo due dita sul display, facciamo su e giù e viene zoomata la foto. Scotti per aggiornare, serve per ricercare dispositivi Bluetooth, oppure per aggiornare magari lo stato su Facebook, non lo stato, ma magari gli ultimi feed su Facebook. Capovolgere per disattivare: se ci arriva una chiamata lo capovolgiamo e silenzia la chiamata. Acquisizione con trascinamento palmo serve per fare lo screenshot trascinando la mano, facendo così. Io sono più le volte che non ci riesco. Ok,
Vi consiglio anzi di fare così lo screenshot home e tasto accensione, viene sicuramente meglio. Se l'ho disattivato comunque l'ho riattivato, e disattivare il suono mettendo una mano davanti, ovvero, questo ve lo voglio far vedere perché è davvero molto comodo secondo me, abbiamo un brano in esecuzione, devo partire una canzone, basterà mettere la mano davanti per fermare la riproduzione. Usciamo, adesso andiamo a vedere le applicazioni che ho aperte, come vedete rimangono tutte qua nella lista, con rimuovi tutto vengono tutte chiuse. In conclusione, sono rimasto davvero molto soddisfatto di questo Galaxy S3. Rispetto alla versione Galaxy S2, diciamo che non è stata fatta una rivoluzione, ma è stata fatta un'evoluzione, sono state introdotte alcune funzioni nuove, è stata migliorata sia la durata della batteria, sia la potenza della batteria, che ricordo che è da 2100 mAh, il terminale è molto sottile, i materiali sono in plastica, ma comunque la plastica è davvero molto buona, a meno a sentirla al tatto, va, bisognerà vedere magari quando cadrà in terra, corna in terra, speriamo che non accada mai. Anche dal punto di vista delle prestazioni è veloce, è molto veloce, magari non troviamo quella gran differenza rispetto al Galaxy S2, che comunque con Exynos Sandwich ha la sua, già la sua velocità, però quando dobbiamo fare delle cose un pochino più impegnative viene in soccorso il quad core e vediamo che davvero il terminale non tentenna un attimo. Il prezzo di questo device in Italia è di 699 euro, nel momento in cui chiaramente sto facendo la video recensione, un prezzo che giudico tendenzialmente alto, forse l'avrei piazzato magari a 600 euro, cosa che succede se andiamo fuori dall'Italia, perché se lo acquistiamo fuori dall'Italia in Europa costa 600 euro. Mi sento di consigliarvelo assolutamente, è un gran bel device, se avete avuto il Galaxy S2 e prendete questo ne rimarrete sicuramente soddisfatti. Poi Samsung ha pensato ad una serie di accessori davvero molto carini, come ad esempio ci sono tantissime cover già al momento del lancio originali Samsung, abbiamo anche un accessorio che si chiama All Share Cast, che ci permette, se collegato alla televisione, di vedere il mirroring, ovvero quello che vediamo nel display lo vediamo direttamente nel televisore senza assolutamente bisogno di cavi. Questo poi lo vedete prossimamente nelle video recensioni. Con questo vi saluto, ciao a tutti da Diego.